alla palestra della legalità in compagnia di Federica Angeli in questa iniziativa che si chiama Spiaggia Libera nell'ambito dell'iniziativa più ampia di Repubblica, La città che resiste. Federica, è una testimonianza anche qui, come da tempo è la tua vita per la legalità, per far tornare su questo territorio delle condizioni di vivibilità civile migliori? Beh, io credo che il confronto di oggi serva proprio a questo. Siamo stanchi, lo dico da cittadina e ovviamente da cronista, da cittadina di Ostia, di questo continuo in campagna elettorale dire abbatteremo il lungomuro, che è un po' come dire a Roma quando si fa campagna elettorale copriremo tutte le buche. Sistematicamente non viene fatto, ma anzi, passo dopo passo non si fa altro che rafforzare questa categoria. Sono contenta oggi di essere qui a non parlare del mondo di sotto, che pure insomma abbiamo attenzionato come Repubblica, ma di passare di livello, di passare appunto al mondo di mezzo, quello dell'imprenditoria balneare, che in questo territorio ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo. È ora, diciamo, di dire basta. Una testimonianza di questo giornale, insomma, impegnato sul territorio. In qualche modo nello scenario di rinnovo delle varie cariche europee, in cui si vocifera che l'Italia dovrebbe almeno cercare di arrivare a un commissario per la concorrenza. Uno dei problemi qui delle spiagge è la non attivazione e applicazione della direttiva Bolkestein. Non ti sembra un po' una cosa paradossale? È assolutamente paradossale, però è in linea con quello che è poi il mondo capovolto di Ostia. Nel senso, ovviamente questa cosa non riguarda, la Bolkestein non riguarda soltanto Ostia, però in questo territorio il fatto di aver dribblato, e questa diciamo la causa è assolutamente della politica, di aver fatto anche in quel caso promesse ovviamente disattese, è assurdo. Cioè, noi ci troviamo a dover combattere una battaglia di legalità, infrangendo noi per primi, non noi giornalisti naturalmente, ma i governanti rispetto a una categoria, le regole. Ora, è vero che la Bolkestein è un discorso complesso, perché ci sono persone, per esempio la Versilia, hanno un'idea di spiaggia e di mare completamente differente, c'è una gestione familiare, sì, che si tramanda di anno in anno, ma non hanno, diciamo, un possesso del mare come diciamo avviene qui ad Ostia. Però purtroppo, se la legge c'è, va rispettata, non si può rimandare, far slittare, limare una direttiva per non incorrere in sanzioni e regalare ancora il nostro mare a questi personaggi che l'hanno veramente trattato con disprezzo, costruendo, cementificando e trattandolo appunto come se fosse un loro bene, non in gestione del demanio. Grazie a Federica Angela.